Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo dei problemi di bilancio dei comuni che sono chiaramente provati dalla ripartenza post-emergenziale con lo slittamento delle imposte. Infatti le entrate nelle casse degli enti locali sono ridotte al minimo e tardano anche ad arrivare i fondi del decreto legge rilancio. Sentiamo il servizio di Giuseppe Dintino. Il governo sblocchi i trasferimenti ai comuni. È quel che chiede il sindaco di Pescara, Carlo Masci, unitamente agli altri sindaci abruzzesi. Mentre i comuni nell'ultimo periodo non sono riusciti a fare cassa, a causa per esempio dello slittamento di alcune imposte, Masci sostiene che la liquidità promessa nel DL rilancio, seppur arrivasse presto, rischia di essere comunque insufficiente. I comuni oggi oggettivamente sono in grande difficoltà perché non hanno incassato nulla rispetto alle tasse comunali e quindi dopo aver attraversato una crisi sanitaria e dopo aver vissuto una crisi economica rischiamo una crisi sociale perché i comuni non potranno erogare i servizi che erogavano ed erogano per la cittadinanza. Quindi è importante che ci siano contributi massicci per i comuni affinché il mancato introito per le tasse comunali possa essere sopperito dalla liquidità che può arrivare dallo Stato. Così si possono risolvere i problemi. Nel decreto rilancio ci sono 3 miliardi per i comuni, sono assolutamente insufficienti perché servirebbero almeno 8 miliardi. Questa è la cifra che è stata richiesta dall'ANCI e questa è la cifra che è stata portata con diversi emendamenti che io mi auguro possano essere approvati perché oggi i comuni hanno delle carenze di liquidità che portano ad anticipazioni di cassa notevoli. Il comune di Pescara al 30 giugno avrà un'anticipazione di cassa di oltre 30 milioni di euro. Quindi fino ad oggi possiamo dire che quelle misure volte al sostegno di attività e famiglie sono tutte a carico del Comune. Il Comune è intervenuto, ma è intervenuto facendo anticipazione di cassa perché le risorse non sono entrate, quindi io mi auguro che queste risorse dallo Stato arrivino, ma non parlo per il Comune di Pescara, io parlo a nome di tutti i comuni italiani, in particolare di quelli abruzzesi. La Giunta regionale ieri ha deliberato i parametri che servono a far scorrere la graduatoria del bonus famiglia rifinanziato con il Cura Abruzzo 2. Il presidente della regione Marco Marsilio si appella al governo affinché le misure di aiuto sul piano sociale siano più celeri. Sentiamo. Abbiamo deliberato anche l'entità del contributo, determinandolo in 800 euro per le famiglie che hanno due persone a carico. E con questo, diciamo, stanziamento si esauriva il fondo da 5 milioni. Nel frattempo, proprio perché le domande sono state molte e il livello di bisogno e di nuove povertà è diventato davvero allarmante, con la legge 10 pochi giorni fa il Consiglio regionale ha rifinanziato questo bonus mettendo altri 7 milioni. E con delibera di giunta abbiamo distribuito anche sulle restanti categorie, quindi chi ha un figlio a carico, nessun figlio a carico, famiglie monoparentali, tutto il resto di questi fondi. Di fatto noi andiamo a esaurire l'intera graduatoria, quindi chiunque ha manifestato una situazione di bisogno e ha partecipato al bando per il bonus famiglie, nei prossimi giorni riceverà il bonifico sul proprio conto corrente, sul conto corrente che ha indicato. Io mi appello al governo perché le misure devono essere prese con spalle molto più larghe di quelle di una gracile regione che non ha possibilità di indebitarsi e quindi per trovare questi fondi abbiamo dovuto anche raschiare il fondo del barile, definanziare altri interventi. Invito il governo a farlo in maniera veloce perché le misure finora annunciate ancora non atterrano, soprattutto non si vedono fondi. Il reddito di emergenza che doveva servire un po' come il bonus famiglie a dare una risposta a chi era rimasto fermo, a chi non ha più uno stipendio che corre, a chi non ha più un'attività che produce reddito, se va bene lo cominceremo a vedere applicato a luglio e per chi, diciamo, è rimasto fermo già dalla prima settimana di marzo, luglio è troppo lontano. E adesso apriamo la nostra consueta finestra andando a Manoppello nell'interporto d'Abruzzo, dunque torniamo ad occuparci di logistica e trasporti. Vedo collegato, eccolo qui, Giuseppe Dintino, proprio all'interno dell'interporto. Linea a te, Giuseppe, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, siamo da Manopello all'Interporto d'Abruzzo, al mio fianco c'è il direttore generale Mosè Renzi. Grazie direttore per averci ospitato. Grazie a voi. Allora direttore, mi spiegava che l'Interporto, Covid o non Covid, non è ancora al massimo delle sue potenzialità. Ma diciamo che praticamente intanto l'Interporto non si è mai fermato e anche nel periodo di massima recrudescenza della pandemia ha assicurato gli approvvigionamenti per le produzioni e per i consumi essenziali. Negli ultimi anni registriamo un trend di crescita di raddoppiamo mediamente i volumi di traffico terminalizzato da un punto di vista ferroviario. Quest'anno ovviamente avremo una piccola battuta d'arresto, quindi siamo cautamente positivi, anche se devo dire che questa fase diciamo di lockdown ha acceso i riflettori sull'importanza di una logistica efficiente, una logistica adattabile e ovviamente versatile. Noi ne abbiamo dato ampia dimostrazione. Viceversa, da un punto di vista degli spazi logistici e quindi dell'attività di locazione, abbiamo un livello di occupazione del 60%, quindi ancora più di 20.000 metri quadrati da locare, e speriamo che la nuova fase di post lockdown possa affermare dei nuovi paradigmi organizzativi che possono dare uno sviluppo anche a questo business. Ecco, perché la ripartenza può essere anche un'occasione per il rilancio della logistica abruzzese. Assolutamente sì, e io direi soprattutto in chiave di sostenibilità ambientale e di intermodalità. Noi abbiamo dimostrato come il treno sia un sistema molto efficace perché permette alle merci, soprattutto negli scambi internazionali, di raggiungere la destinazione senza essere accompagnata, e questo ovviamente nel periodo di forte limitazione operativa è stato un plus a valore aggiunto percepito da tutto il tessuto produttivo. A proposito di logistica, nelle scorse ore il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, ha sottoscritto la ZES, la zona economica speciale per l'Abruzzo, che è appunto volta al sostegno della logistica e dei trasporti abruzzesi. Ha già ricevuto questa iniziativa anche il plauso del governatore Marsilio, però una ZES che forse rischia di rimanere una formalità? Intanto praticamente secondo me è errato pensare che possa essere uno strumento di rilancio per la logistica. La logistica è una delle leve che permette ai sistemi produttivi di competere sui mercati su scala globale, quindi assolutamente è fondamentale. Però questa ZES diciamo, speriamo non si fermi ad essere semplicemente un regime di agevolazione fiscale, ma possa dare effettivamente anche un contributo agli investimenti e quindi possa rafforzare l'attrattività del nostro sistema economico. Altra questione che è di rilievo in questi giorni, quella che riguarda il Premier Conte, che durante l'ultima conferenza stampa da Palazzo Chigi è tornato a parlare dell'alta velocità tra Roma e Pescara, che poi sostanzialmente non è neanche una vera e propria alta velocità, ma piuttosto un ammodernamento della linea già esistente. Questo ammodernamento cosa porterà a cambiare per voi? Ma per noi innanzitutto ovviamente capiamo tutti molto facilmente quali saranno i benefici per la mobilità delle persone. Per quanto invece riguarda le merci, sappiamo già che i primi investimenti finanziati riguardano proprio il raddoppio della linea Pescara-Manopello, che è uno dei tratti di questa connessione trasversale, e per noi questo significherà poter elevare lo standard dei nostri convogli merci ad uno standard europeo, quindi poter fare dei treni che hanno una performance produttiva molto maggiore, perché il treno potrà essere lungo 680 metri, quindi un sistema massivo che può sprigionare delle economie di volume molto significative a vantaggio praticamente ovviamente del nostro tessuto produttivo. Anche in vista dei traffici non solo sulla direttrice est-ovest ma nord-sud, perché mi spiegava che il volume più importante del traffico di merci arriva dal nord Europa. Assolutamente sì, noi abbiamo da sempre studiato le dinamiche dei flussi di scambi internazionali, sappiamo che tutto il territorio, non solo il territorio regionale ma anche quello dell'intera area meridionale, è prevalentemente concentrato sugli scambi con il vecchio continente e quindi con i paesi comunitari del nord Europa o ex comunitari del nord Europa, e su questo noi diciamo, ci battiamo fortemente con i nostri servizi a valore aggiunto.
Grazie direttore, linea allo studio. Grazie, al direttore dell'Interporto e a Giuseppe Dintino per questo collegamento da Manoppello. Noi adesso proseguiamo il nostro telegiornale occupandoci di un'altra vicenda che riguarda il fiume Vomano. La stazione ornitologica abruzzese infatti ha depositato nuovi esposti ai carabinieri forestali relativamente ai lavori di costruzione della centrale idroelettrica sul Vomano. Domani intanto il Comitato Via regionale si esprimerà sulle presunte difformità e sull'impatto ambientale dei lavori. Sentiamo. Si può ridurre un fiume così? È quello che si chiede la stazione ornitologica abruzzese, che mostra le immagini che state vedendo riprese da un drone del letto del fiume Vomano, dove si sta costruendo una centrale idroelettrica. La stazione ornitologica abruzzese il 18 maggio e ieri 9 giugno ha depositato due esposti ai carabinieri forestali rispetto a come vengono condotti i lavori di costruzione della centrale che insiste nel comune di Roseto, interventi che si aggiungono alla segnalazione già inviata dalla SOA il 17 febbraio scorso. La documentazione e le immagini, secondo gli ambientalisti, dimostrerebbero la difformità sostanziale tra i lavori in corso rispetto a quelli progettati ed autorizzati nel 2013. Secondo l'associazione ambientalista, il Comitato Via della Regione non prese in considerazione gli impatti ambientali rilevanti sull'ecosistema fluviale. Il tutto, sempre secondo la SOA, mentre la qualità delle acque in quel tratto del fiume Vomano, anche per altre forme di pressione esistenti lungo il fiume, è notevolmente peggiorata, a dirlo i dati dell'ARTA che qualificano il Vomano come scadente, a testimonianza del fatto che il fiume è già oltre la propria capacità di sopportare impatti antropici. La centrale idroelettrica sottrarrebbe una larghissima parte della portata del fiume per 2 chilometri, con ovvie conseguenze su tutti i cicli biologici. Intanto, domani è convocato il Comitato Via della Regione, che dovrà valutare se l'intervento viene realizzato secondo quanto autorizzato e se gli impatti possono essere maggiori rispetto al progetto approvato nel 2013. Adesso una notizia di cronaca: i carabinieri della compagnia di Alba Adriatica, al termine di indagini condotte dalla procura distrettuale dell'Aquila, hanno ritrovato in un casale della campagna una porta dell'uscita di sicurezza del Bataclan, il locale di Parigi dove il 13 novembre del 2015 ci fu, lo ricorderete tutti, un attentato terroristico che provocò 90 morti. La porta, con un murale, lo vedete, raffigurante una donna in lutto attribuito all'artista Bansky e realizzato nel giugno del 2018, era stato rubato il 26 gennaio 2019. Il ritrovamento, di cui dà notizia il procuratore distrettuale dell'Aquila Michele Renzo, è avvenuto in seguito ad una perquisizione ordinata dalla procura. È stato possibile, ha detto il procuratore, a seguito delle indagini condotte dalla distrettuale in collaborazione con la polizia e con la magistratura francese. Il procuratore ha annunciato che domani alle 11 nell'atrio del Palazzo di Giustizia dell'Aquila ci sarà una conferenza stampa nella quale la procura fornirà ulteriori dettagli. Oltre 60 artisti e lavoratori del mondo dello spettacolo si ritroveranno per una live music a Teramo il 20 e 21 giugno, un grande show all'aperto, tra i primi in Italia, che animerà il quartiere San Berardo. L'evento è curato da Lectus Teramo e finanziato dai cittadini delle palazzine di Via Tevere, un'imponente organizzazione che parte dunque dal basso. Sentiamo il servizio di Tania Bonici Castelli. A Teramo, tra i primi luoghi in Italia, il 20 e il 21 giugno si svolgerà una live music all'aperto con oltre 60 artisti, ovviamente rispettando il distanziamento sociale e le norme di sicurezza. L'iniziativa è organizzata da Lectus, Teramo e Città della Conoscenza Onlus, con il sostanziale contributo organizzativo, finanziario ed idee dei condomini 19-21 delle palazzine di Via Tevere e Via Pescara nel quartiere di San Berardo di Teramo, che hanno promosso una raccolta fondi tra i cittadini. Le strade, i giardini e gli slarghi di questa periferia teramana diventeranno così palcoscenici e teatri. Ai concerti che si susseguiranno nel corso delle due giornate si potrà assistere previa prenotazione dei posti. Abbiamo deciso di farlo qui, tra i palazzi dell'edilizia residenziale, nel quartiere dove siamo nati e cresciuti tutti,
e soprattutto è la prima volta che riusciamo a mettere una kermesse di questo valore artistico oltre che organizzativo. È il primo grande live che si fa in Abruzzo dopo il coronavirus, è il primo del 2020 live. Siamo molto spaventati ma anche molto decisi a fare questo. Sarà questa la prima due giorni di musica e spettacoli all'aperto a Teramo dopo il lockdown, un'imponente organizzazione che parte dal basso e che si avvale del contributo del Conservatorio Braga e del Comune di Teramo e della sentita adesione degli artisti che hanno accettato di partecipare senza un cachet e solo con il rimborso delle spese. Un messaggio forte che si spera arrivi alle istituzioni. È incredibile come i cittadini siano stati capaci di organizzare un evento così importante. Sostanzialmente noi abbiamo messo insieme delle energie, ma i veri protagonisti di questa cosa naturalmente sono gli artisti che hanno accettato di partecipare al live senza un cachet, solo con il rimborso spese, sono tantissimi, e i cittadini dei condomini 19-21 di San Berardo, dai quali è nata l'idea. Durante il lockdown tra i balconi hanno cominciato a raccogliere fondi e il messaggio è forte: se lo abbiamo fatto noi, se lo fanno dei volontari, gli enti pubblici, le amministrazioni, le fondazioni che hanno soldi in pancia devono cominciare a tornare a spendere in cultura e in spettacoli, devono far vivere questo mondo che è un mondo che sostiene i nostri borghi, il nostro turismo. E a proposito di cultura, la nostra emittente, grazie ad un accordo con il produttore abruzzese Daniele Baldacci della Blu Cinema TV, trasmetterà in esclusiva due opere cinematografiche. La prima, Pasolini, Poesia e Sangue, questa sera alle 21.15, la seconda, Corpo, domani sera alle 20.30. Ed è proprio di oggi la notizia che il cortometraggio Corpo, ritenuto di interesse culturale nazionale dal MIBACT, che ha già ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui il Flaiano Scrittura ed Immagine, sarà finalista al Cosice International Film Festival. Vediamo il servizio. Due cortometraggi dimostrano che girare film è un'attività viva e prolifica anche in Abruzzo. Dalla produzione alla regia, infatti, gli artisti che si celano dietro Corpo e Pasolini, Poesia e Sangue sono tutti abruzzesi. Sono due percorsi paralleli ma differenti fra loro. Parliamo di un cortometraggio di un giovane autore abruzzese che è riuscito a approdare al Ministero dei Beni Culturali, sezione cinema, con un'audizione molto selettiva, prendono pochissime opere. La sceneggiatura e il soggetto sono piaciute molto e hanno deciso di insignirlo dell'interesse culturale nazionale, che è la cosa più importante che si possa attribuire a un film. Sono molto contento per il giovane autore perché questo gli ha dato la forza di potersi confrontare dopo per lui per la prima volta con un set professionale, quant'altro, con una regista, con un'attrice professionista come Tiziana Bagatella, e quindi è stata una grande scuola per lui, una grande opportunità. Per me seguire tutto come produzione è stato altrettanto interessante. Corpo è un girato pieno di suspense che parte dall'inquietante ritrovamento di un cadavere per poi dimostrare nelle contraddizioni della psiche umana che non tutto è sempre come appare. Il film ha già ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il premio Flaiano per Scrittura e Immagine. Alla fine si scopre cosa realmente stiamo raccontando. Per buona parte del racconto chiaramente si ha un'impressione completamente diversa, e mi fermo qui proprio per non fare spoiler. È un principio che poi regola il funzionamento di molti cortometraggi, perché si monta in qualche maniera una tensione verso la scoperta che poi si risolve soltanto nella conclusione del lavoro. Il corto cerca di in qualche maniera cerca di far entrare il pubblico in quella che può essere la percezione, ecco perché parliamo del cadavere, per spiegare poi come questo problema mentale in realtà agisca e come vada a trasformare quella che è la percezione dell'individuo. Riuscire a trovare una chiave che fosse il più possibile fruibile non è stato semplicissimo, però è stata una bella sfida, è stata una bella sfida di scrittura, è stata una bella sfida anche poi di regia, quindi valsa comunque la pena affrontarla per quella che era, perché
perché poi sempre, come dire, dalle sfide nascono alla fine le soddisfazioni più importanti, secondo me. Anche Pasolini, Poesia e Sangue, ha già ricevuto il plauso della critica. Il film scaturisce da un'inchiesta giornalistica e si propone di far luce su alcune ombre che ancora oggi aleggiano sulla morte del celebre scrittore Pierpaolo Pasolini. Abbiamo depurato quell'indagine a tutte le scorie, le invenzioni, le creazioni, le assurdità che sono state dette in quest'anno, in questi anni, cioè tutte le piste sostanzialmente indimostrabili, e alla fine abbiamo proposto una spiegazione e i nomi di tre persone presenti quella notte, oltre a una ricostruzione molto precisa della dinamica dell'aggressione a Pasolini, nella quale siamo andati ad individuare e a spiegare alcuni elementi che non erano stati o individuati o spiegati precedentemente. Pasolini, Poesia e Sangue è un prodotto sperimentale, fortemente voluto da me e il regista e autore Fabio Sanvitale. Si è distinto per una serie di scelte tecnico-narrative che utilizzano molto la computer grafica 2D per narrare un elemento e una vicenda molto importante. La innovazione tecnologica andava di pari passo con l'innovazione investigativa da parte del criminologo Fabio Sanvitale e dell'autore del libro Palmegiani, perché hanno praticamente riaperto il caso, per cui c'è stato questo parallelismo fra l'innovazione tecnologica e l'innovazione investigativa. Dopo aver sbancato a festival e concorsi, i due film saranno ora dati in pasto al grande pubblico, a partire proprio dai telespettatori abruzzesi. E adesso siamo arrivati allo sport. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsiglio, ha firmato ieri l'ordinanza con cui approva il protocollo per i centri e circoli sportivi. Fanno discutere però le modalità con le quali tornare a praticare l'attività di base. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. Tirare verso il canestro indossando i guanti, provare a recuperare un pallone senza andare al contrasto e senza marcare a uomo, lasciano interdetti alcune delle nuove modalità per la pratica sportiva, ma tant'è. Lo sport si adegua alla presenza del Covid e per farlo scende a compromessi, tornare in campo ma limitando il rischio di contagi. Certo, così non è il massimo, roba da storcere il muso, ma riattivare i centri sportivi, riavviare la pratica di base è intanto un altro segnale di ripartenza. Si torna a fare sport in Abruzzo con l'ordinanza firmata ieri e subito efficace dal presidente della regione Marco Marsiglio, che dà il via libera per alcuni degli sport di squadra più apprezzati: calcio, calcetto, pallacanestro, pallavolo e quel beach volley tanto in voga proprio nella stagione estiva. La regione Abruzzo ha approvato il protocollo di sicurezza per i centri e i circoli sportivi, che fa leva sulle linee guida per lo svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra, emanato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri. Fanno molto discutere però le modalità di gioco, divise in due parti. La prima riguarda calcio e pallacanestro. Tra le prescrizioni si indica che il tocco del pallone con le mani è consentito solo se muniti di guanti, e questo per chi gioca a basket è un bel problema, visto che palleggiare, passare e soprattutto tirare richiedono sensibilità nel contatto col pallone. Particolari anche le prescrizioni che incidono molto sul calcio, che invocano il divieto delle scivolate, della marcatura uomo e la possibilità di recupero del pallone solo con l'intercetto e non tramite contrasto, particolari che snaturano e non di poco queste pratiche sportive. Meno impattanti le misure per pallavolo e beach volley, che di natura non sono sport di contatto. Qualche dubbio è sorto circa l'utilizzo dei guanti durante una partita, ma un'attenta lettura del punto A dice che gli atleti indosseranno guanti igienizzabili prima e dopo la pratica sportiva, dunque non durante, quindi si potrà giocare senza guanti. Il divieto di invadere il campo opposto è poi previsto dalle regole stesse di pallavolo e beach volley. Resta per entrambi i blocchi il divieto di recupero fisico da seduti o sdraiati nell'area di gioco e soprattutto il divieto di sputare o starnutire a terra, cosa possibile solo in un fazzoletto. È fondamentale l'autocertificazione che i centri e circoli sportivi sono obbligati a far firmare a chi si appresta a fare pratica sportiva, nella quale dichiarare lo stato di buona salute e di non esposizione al Covid. L'accesso al centro sportivo sarà possibile solo dopo misurazione della temperatura
temperatura corporea che dovrà essere inferiore a 37,5 gradi. Tutti i materiali utilizzati, palloni, porte, reti, canestri, vanno igienizzati al termine di ogni utilizzo. Il centro sportivo dovrà chiudere entro la mezzanotte e sarà sottoposto a sanificazione periodica e pulizia quotidiana. Restano poi tutte le precauzioni arcinote per limitare il contagio prima e dopo l'attività sportiva: arrivo contingentato, distanziamento sociale, utilizzo delle mascherine, igienizzazione frequente delle mani. Venerdì nuova tornata di tamponi e test sierologici per i calciatori del Pescara, che poi sabato pomeriggio sosterranno un test in famiglia a porte chiuse al Poggio degli Ulivi. In vista della ripresa del campionato, il tecnico Legrottaglie dovrà risolvere il rebus centravanti anche a causa del nuovo stop di Tumminello. Vediamo. Le prime due partite alla ripresa del campionato saranno fondamentali. Tutti d'accordo nell'ambiente biancazzurro sul peso specifico che il match dell'Adriatico Cornacchia contro la Juve Stabia e la trasferta di Pisa avranno nell'economia del finale di stagione del Pescara. Due scontri diretti, perché sono due compagini che hanno un punto in più del Delfino, e il quadro sarà ancora più chiaro dopo il recupero di Ascoli Cremonese fissato per il 17 giugno. In questo caso due compagini a ridosso dei biancazzurri. A ben guardare la classifica, il primo obiettivo della squadra di Legrottaglie è evitare i play-out, che sono a 3 punti di distanza. Solo in caso di un buon impatto sulla ripresa del torneo sarebbe possibile rialzare le mire verso i play-off, distanti 6 punti. Ma a regnare ora come ora deve essere la prudenza, perché non è possibile sapere quali saranno sulle squadre le conseguenze di una sosta così lunga. E poi il Pescara ha una incognita in più: l'attacco. Si contava molto sul recupero di Tumminello, non subito al 100% visto il grave infortunio dal quale veniva, ma il suo innesto anche part time sarebbe stato corroborante in un ruolo, quello del centravanti, che non ha portato tanti gol al Pescara. Il nuovo stop, con tanto di stagione praticamente finita, impone ora Legrottaglie di trovare un nuovo riferimento certo al centro dell'attacco. Sarà quel Riccardo Maniero, che ha vissuto una stagione altalenante con più bassi che alti? Sarà il baby Gennaro Borrelli, che ha avuto un buon impatto a ottobre e novembre prima di subire un calo e vedere limitato il proprio minutaggio? O sarà Valery Bojinov, la cui tecnica e classe non è in discussione, ma che ha bisogno di dimostrare di aver recuperato una condizione fisica accettabile in queste settimane di lavoro? Premesso che le tante partite in pochi giorni, al netto di contrattempi Covid, creeranno spazio un po' per tutti, servirà comunque un punto di riferimento. Cristian Galano è stato l'uomo in più e dal Robben delle Puglie ci si aspetta la continuità in termini di finalizzazione mostrata fino a febbraio. E poi si attende Manuel Pucciarelli, il giocatore giunto in riva all'Adriatico per far dimenticare Macin in termini di giocate, fantasia e gol. Un infortunio beffa nel primo giorno di allenamento, una lunga guarigione. Ora l'ex Chievo è pronto e su di lui è lecito puntare, anche in vista di una conferma per la prossima stagione. Intanto la squadra continua a lavorare, oggi seduta mattutina, venerdì doppia seduta di allenamento e nuovo round di tamponi e test sierologici. Sabato pomeriggio ovviamente a porte chiuse, test in famiglia al Poggio, dopodiché scatterà la settimana tipo che porterà alla partita con la Juve Stabia. In Lega Pro scatta domani alle ore 13 il raduno del Teramo per preparare i playoff. Squadra, staff tecnico e dirigenziale si ritroveranno allo stadio Bonolis per essere poi sottoposti ai tamponi, che saranno ripetuti ogni 4 giorni, mentre il 15 giugno saranno effettuati i test sierologici da replicare ogni 14 giorni. Da venerdì inizieranno a porte chiuse gli allenamenti individuali e solo dopo l'esito dei primi test molecolari e sierologici si passerà a quelli in forma collettiva. Intanto la Lega Pro ha ufficializzato le date dei playoff. La gara del primo turno si disputerà mercoledì 1 luglio e il Teramo aspetta l'esito della finale di Coppa Italia fissata per sabato 27 giugno per conoscere l'avversaria da affrontare, Catanzaro oppure Virtus Francavilla. Il secondo turno dei playoff si disputerà domenica 5 luglio. La finale è prevista mercoledì 22 luglio. Termina così il nostro telegiornale. Io vi ringrazio per averci seguito. Vi ricordo l'appuntamento alle ore 19 con la seconda edizione del TG6. Vi ricordo anche che, come sempre, se volete on demand, ci sono i nostri servizi sul canale YouTube dell'emittente, sul sito tv6.it. Da parte mia, l'augurio di una buona giornata.